notte traversata, il sole picchiava sul tetto di legno, i finestrini laterali erano bloccati, tutti in piedi non potevamo muoverci di un centimetro. I bambini piangevano ininterrottamente, il nervosismo cresceva. Alla fine sono 3.000, sono arrivati, sono tutti sulla banchina, stanchi, affamati, con in mano il libretto rosso che li bolla come analfabeti o il foglio giallo che dà qualche maggiore speranza. Ma per tutti c'è ora la quarantena, un'attesa lunga, snervante, e per alcuni che prima di partire hanno venduto casa e podere o si sono indebitati per fare il viaggio, non è solo stressante, ma è un'attesa angosciante. Non si tratta di un'ultima ansia sull'ennesimo sbarco nelle coste europee, ma è un frammento tratto da un articolo di un cronista americano che nel 1920 descrive lo sbarco di 3.000 emigranti italiani a Ellis Island, l'isola delle lacrime, proprio di fronte a Manhattan, cuore di New York, e le procedure di controllo sui documenti personali e sulla salute di ciascun italiano nel centro di accoglienza, prima di poter essere ammessi negli Stati Uniti d'America. Bene ragazzi, capite come questo è un'esperienza toccante che ha visto i nostri nonni, i nostri progenitori partecipi. E com'è importante? È importante non fare assopire la ragione. Pensate sempre, questo è l'augurio che noi anche come istituzioni penso che vi vogliamo lasciare, di pensare sempre con la vostra testa. E a proposito mi veniva in mente un dipinto meraviglioso di Francisco Goya, che fine 700, inizio 900, dice così, si chiama così l'opera, il sonno della ragione genera mostri. Ecco, vi invitiamo noi veramente a pensare sempre con la vostra testa, a non lasciarvi abbindolare da tutto quello che si dice a livello di media, a livello politico, perché tante volte è reale, ma parzialmente è reale, nel senso che può essere più o meno colorato, più o meno farcito. Quindi vi invito sempre a regolarvi con il dono che il buon Dio ci ha dato dell'intelligenza. E voglio concludere prendendo in prestito le parole di un nostro politico locale molto significative. Questa generazione, tra due o tre secoli, verrà giudicata dai posteri come la generazione che ha dovuto far fronte a dei fenomeni realmente fuori dall'ordinario, potremmo dire apocalittici. Non accada che passiamo alla storia come gli artefici di un secondo olocausto. Grazie.